stiamo facendo a pezzetti piccoli una mela. Ricaviamo il succo di un limone. Aggiungiamo 2 cucchiaini di zucchero di canna o in alternativa zucchero semolato. Irroriamo con il succo di limone. Stendiamo un rotolo di pasta sfoglia rettangolare. Lo schiacciamo leggermente col mattarello per renderlo leggermente più sottile. Lo dividiamo in 3 strisce. Su ogni striscia andiamo a distribuire della marmellata di albicocche al centro. Allo stesso modo distribuiamo le mele. Arrotolate le strisce formando dei cordoncini. Ora non ci resta che formare una spirale. Inseriamo la sfoglia in una teglia. Bagniamo con un po' di latte.
Aggiungiamo della granella di mandorle. Se vi piace anche un po' di granella di zucchero. Inforniamo il tutto a 180 gradi per circa 30 minuti. Ed ecco la nostra torta sfogliata di mele e marmellata appena sfornata. Facciamola raffreddare per bene prima di toglierla dalla teglia. Se l'idea vi è piaciuta, come sempre vi invitiamo a lasciarci un commento giù in fondo al video, le vostre opinioni e i vostri suggerimenti, un like, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margie!